Homer, sono rovinato. Lo so. Sai, momenti come questi mi rifugiavo nella Bibbia e lì trovavo conforto. Ma anche il buon libro non può aiutarmi adesso. Perché no? L'ho venduto a te per 7 centesimi. Oh. Sai, da quella sera del barbecue non me n'è andata una dritta. È come una maledizione contro di me. No, tutta colpa mia. Sì che lo è. Sì che lo è. Tu hai tentato di avvertirmi di non giocare il futuro della mia famiglia sul 4 senza averlo prima nel sacco. Non ti ho dato ascolto. No, io sono stato un porco. Ascolta, Flavio. Cosa? Hai ancora quel negozio? Solo per altri 2 giorni. Poi diventerà la sede del partito vegetariano. Spero che avranno più fortuna di me. Flanders, tu domani apri quel negozio. Oh, Homer, non servirà a niente. Ti ho detto di farlo, cacchio! Pronto, Jerry? Qui è Homer Simpson. Ricordi il mese scorso quando ti ho restituito quel prestito? Bene, ora ho bisogno che tu faccia un favore a me, va bene? Un cavatappi per Mancini? Oh, che bomba! Baciami solo Mancino. Quello è un classico. C'è Homer Simpson al telefono. Digli che sono uscito. Vuole che tu aiuti Ned Flanders. Ned Flanders è nei guai. Smithers, mi arrendo. Aprilo tu questo partito. D'accordo, ma lei me lo ha ammorbidito, signore. Fermo lì, Smithers. Lo apro io il barattolo. Ma, signore, al centro commerciale, te lo spiego per strada. Presto, Ned, presto! Oh, mio Dio, è un miracolo! Coraggio, voi mancini! Che ti avevo detto? È tutto qui, ed è tutto alla rovescia, proprio così, signori e signori! La biscia si è rivoltata al ciarlatano, non è così, mio caro amico barattolo alato? Guardati, tu che una volta eri tanto fiero, senti la collera della mano sinistra di Barnes. La mia vita comincia oggi. Wow, questo sì che è un rompighiaccio. Registri per Mancini, ora posso scrivere fino al margine. Nunciaku per Mancini. Assurdo. I ragazzi del Diners Club penseranno che sono uscito pazzo. Prendo anche quella spider laggiù. Oh! Sì, signore. Onorà per il proprietario. Urrà! Homer, le villette a schiera a basso costo ci hanno resi vicini di casa. Ma tu c'eri, sì, amici. A Ned Flanders, il mancino più ricchione della città.